5 milioni. È Natale per tutti, ho detto. E per qualcuno sarà più Natale che per altri. E lei, dottore, che gli ha risposto? Ho preso tempo. Torneranno. Ma certo che torneranno. Sembra strano, che sia la prima volta. Saro, ce l'hai una sigaretta? Dottore, ma che fa? Fumo in orario d'ufficio? No, una così, infatti la chiedo a te. Non è strano. Lei sa chi ci stava accanto a noi alla fabbrica vecchia? La vetreria Buscetta, dici? Dico proprio la vetreria di Buscetta. Chi è che si azzardava a chiedere il pizzo nella zona sua? Lui. No, perché noi eravamo suoi condomini. Cioè, vuol dire che Buscetta ci ha fatto da parafulmine? Non è che lo dico io, è così. Qui comanda invece Don Ciccio Madonia. Io lo dico adesso e poi muto divento. Basta pagare e tutta questa brutta storia finisce. Tu? Proprio tu mi dici di pagare i mafiosi? Dottor Libero, noi qui a Palermo non siamo né i primi né gli ultimi. Ma perché proprio noi dobbiamo andare a finire in mezzo alla strada? Non ci finiremo in mezzo alla strada, Saro. Non ci finiremo. Però io la testa non l'abbasso.